Fiammetta Cicogna con Lorenzo Cervasio, Noemi Fiammetta Cicogna con Lorenzo Cervasio, Marika Pellegrinelli, Fiammetta Cicogna con Lorenzo Cervasio, Fiammetta Cicogna e Victoria Cabello. Claudio è uno spettacolo prodotto da MYWHY per la regia di Michael Rogers, i testi sono di Maddalena Giusto, i costumi di Andrea Incontri e le scene di Domenico Franchi. Fiammetta Cicogna con Lorenzo Cervasio. Victoria Cabello, Lorenzo Cervasio, Fiammetta Cicogna. Per la conduttrice e attrice è arrivato, davvero. Crazy anche alla denuncia del movimento. E gli uomini sono terrorizzati, non sanno più come comportarsi. E in questo clima lei riparte da una tosta, come Claudia Fiammetta Cicogna sostiene, noi donne abbiamo più strati, interpretarci non è facile. E poi siamo votate al sacrificio. Soprattutto in amore. E ancora, andrebbe recuperata un po' di tradizione, mostrare più ris. Guardare la forma, ricordare che era un po' anche sostanza. 29 anni, milanese, e un curriculum già ampio nel mondo dello spettacolo, lo spot team, firmato Gabriele Muccino, che l'ha lanciata, il Chiambretti Night, la conduzione di Wild Oltre Natura, dal 2015 ha deciso di aprire un nuovo capitolo e dedicarsi alla recitazione. Top Stories nel 2017 ha fondato una casa di produzione, MYWHY, e per la prima rappresentazione non poteva quindi non partire dai classici. E da una donna. Claudia, la nobildonna romana amata, tra gli altri, da Catullo, sotto il nome di Lesbia è appena andata in scena. La prima al Teatro Gerolamo di Milano, la tournée partirà tra un paio di mesi. Per inaugurare al meglio la casa di produzione, racconta, non potevo non partire da lei, la donna più amata e più odiata in letteratura. Una donna complessa, coraggiosa e moderna. Potrebbe vivere oggi? Certamente, in lei c'è tanto delle donne di oggi. È il bello dei classici, ritrovarci dentro ciò che ognuno di noi cerca. Lei a che donne si ispira? A tantissime donne, per lo più sconosciute. Donne che vanno avanti comunque, nonostante le difficoltà piccole o grandi che la vita mette davanti. Donne che riescono a far tutto pur rimanendo donne. Sì, perché il punto forse è questo, abbiamo imparato a essere manager, a essere toste, a tornare a casa ferite e a non piangere, ma non dobbiamo per questo spogliarci di ciò che significa essere donna. Oggi, nell'epoca del movimento. A che punto siamo? Stiamo vivendo un bellissimo momento di chiarezza, tante cose stanno venendo fuori, stanno cambiando le carte in gioco, è il momento di fare un po' pulizia. Mi viene in mente uno scambio di battute tra Catullo e Claudia. Lui che dice, non cambia mai niente, lei che ribatte, la città sta cambiando, è in ebollizione. Lei è favorevole a quest'ondata di denunce, dal mondo del cinema a quello della politica, sono convinta che si debba seguire questa corrente, è necessario rinnovarsi. Certo, non si è immuni dai cliché. Devo ammettere che ci sono anche donne che in tutti questi anni ne hanno approfittato. Io, per esempio, ho subito mobbing più da donne che da uomini. E per quel che riguarda le molestie sono stata fortunata. Nella mia carriera professionale non mi è mai successo nulla di spiacevole, nonostante abbia lavorato in TV per tanto tempo. Forse perché sono gigantesca, ricordo una vichinga e so difendermi bene, ma, a parte questo, le denunce fanno bene. Parlarne è sempre la miglior via. Negli ultimi mesi ha notato qualche cambiamento nel suo ambiente lavorativo, tantissimi, si stanno creando nuovi spazi. C'è una maggiore disponibilità ad ascoltare voci nuove. È come dopo le pulizie di primavera. Cosa le hanno insegnato le donne della sua vita? La classe e la gentilezza. Quest'ultima è fondamentale per una donna. I panni si lavano in casa, e la tradizione non va per superata. A volte può sembrare una gabbia sociale, ma in realtà dà anche tanta libertà. E lei cosa vorrebbe insegnare a una figlia femmina? Questo essere gentile, avere il sorriso come passaporto, non trattare male gli altri. Abbiamo parlato di donne, passiamo agli uomini.
Oggi come stanno? In questo momento sono terrorizzati. Non sanno da che parte andare, se fare gli uomini, se mostrarsi sensibili. E soprattutto non sanno più come relazionarsi con noi donne. Temono di fare un passo falso e che poi gli verrà presentato il conto. Il prossimo maggio compirà 30 anni. È pronta? In realtà non vedo l'ora di averne 40. Vorrei scoprire il piacere della tranquillità. In questi ultimi anni ho sentito parecchia pressione, parecchia inquietudine, tanta ansia di poter fallire. La bellezza da è un'arma dai mille tagli. A me ha sempre tolto tantissimo e allo stesso tempo mi ha anche dato un certo vantaggio. Devi, però, saperla rendere confortevole, far capire che a volte ti imbarazza. Altrimenti spaventi, crei un muro, ti considerano solo la biondona. Io poi sono un maschiacchio. Se potessi indosserei solo gli abiti del mio fidanzato, l'imprenditore franco-svizzero Karl Hirschmann, NDR, o dei miei fratelli. Chrome Social.